Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Tutto bene? Allora, quando ieri vi ho caricato il video su Kessi, nel frattempo, tra una cosa e un'altra, erano uscite altre voci di mercato che ovviamente non potevo commentare perché non potevo prevederle, però nei commenti avevo scritto che le avremmo commentate oggi e quindi sapete già un pochettino qual è l'argomento del video. In realtà l'avrete letto pure dal titolo, ma prima di arrivarci vi voglio raccontare quella che è stata un'ufficialità che è arrivata in Serie A che non coinvolge la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, Fiorentina, qualsiasi squadra di Serie A, coinvolge tutte le squadre di Serie A, perché è stato ufficializzato che i giocatori di nazionalità svizzera e inglese non andranno più ad occupare lo slot inerente agli extracomunitari. Questa è una notizia molto importante perché, come sapete, ogni squadra in Serie A ha tot slot extracomunitari tesserabili di anno in anno, di stagione in stagione. E gli svizzeri e gli inglesi non andranno più ad aumentare questo conteggio. Il Milan è direttamente interessato poiché ha tesserato Loftus-Cheek proprio in questa sessione di calciomercato e quindi questo giocatore non andrà a riempire quello slot extracomunitario. Quindi nel caso, se la Juve andrà su qualche giocatore che magari non avrà anche un passaporto differente, potrà prendere inglesi, potrà prendere svizzeri senza doverli considerare extracomunitari. Passo in avanti che riporta alla mente quell'estate di Suarez, dell'esame di Perugia e di tutto quello che ne è conseguito, e anche lì la Juventus è passata alla storia come colpevole perché bla bla bla, quando in realtà poi i gradi di giudizio hanno detto tutt'altro. Ma facciamo un passo avanti perché ieri c'è stato un interessamento del Bayern di Monaco per Wojciech Szczęsny. Allora, si diceva che Giuntoli fosse rientrato immediatamente in Italia per trattare questa cosa, in realtà a quanto pare non è così. Giuntoli rientrerà prima in Italia rispetto alla prima squadra, ma in questo momento si trova ancora negli Stati Uniti d'America. Poi se è cambiato qualcosa, perché nel mercato ragazzi purtroppo è così, uno si mette qui, si prepara la scaletta, si prepara il video, lo racconta, lo registra, lo carica nel momento in cui YouTube fa anche tutti i controlli del caso, esce il video, magari è cambiato qualcosa, è uscita un'ufficialità e ci ritroviamo giunto lì in Italia atterrato perché magari era partito senza far sapere niente. Anche qualche settimana fa era successo con Pogba, vi dicevo, se Pogba accetta l'Arabia Saudita, allora magari il nome di Milinkovic-Savic può venire fuori. Carico il video, 2 secondi prima del video caricato, Milinkovic in Arabia. È proprio le robe fatte in un certo modo, però il mercato è così, mi viene sempre un'ansia terrificante a registrare perché tutto quello che dico può invecchiare e anche malissimo nel giro di 2 minuti. E proprio ieri abbiamo avuto la conferma, dato che parlavamo di Kessié, e nel frattempo è uscita questa voce per Szczęsny. Szczęsny è un giocatore, secondo me, importante per la Juve. Non lo nascondo, dato che avrete visto anche i vari video. Quando ho incontrato Szczęsny mi ha dato anche qualcosa dal punto di vista umano, è veramente uno dei calciatori della Juventus che ho avuto il piacere di incontrare, bene o male, li ho incontrati tutti nelle ultime 2 stagioni, ma è uno di quelli che mi ha dato di più a livello umano, mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere che è un giocatore che con i tifosi sta veramente molto, molto, molto bene. Poi ritorniamo sul discorso dell'italiano, lo parla perfettamente. Quando ho avuto la possibilità appunto di incontrarlo e interfacciarmi con lui, ha mostrato un ottimo italiano, è un giocatore classe 91, quindi è un anno in più di me, è un giocatore importante, è un giocatore internazionale, l'abbiamo visto anche al Mondiale che ha fatto un Mondiale assolutamente di livello ed è un calciatore che sicuramente può interessare a delle piazze importanti come quelle del Bayern Monaco. L'anno scorso secondo me è stato uno dei migliori giocatori della Juventus insieme a Danilo e Rabiot, lo ricorderete nelle pagelle che avevo fatto e ho visto che tanti di voi erano d'accordo. Però Szczęsny è anche un giocatore che ha rinnovato il contratto in automatico proprio pochi mesi fa, dovrebbe essere scattato, se ben ricordo, il 1° di giugno il suo contratto automatico ed è un giocatore che ha un ingaggio importante, proprio perché è un giocatore internazionale che la Juventus aveva cercato e tesserato in un momento in cui non si ritrovava in questa situazione. Secondo me è pure uno dei leader silenziosi dello spogliatoio, perché la Juventus da tantissimi anni. Personalità di un certo tipo, simpaticissimo, lo vediamo anche nei vari spezzoni che vengono pubblicati sui social network. Secondo me Szczęsny la Juventus sta divinamente e non prenderebbe probabilmente nemmeno in considerazione l'ipotesi di andare via, nemmeno in un momento come questo di Juve. Poi bisogna vedere, queste sono soltanto sensazioni mie personali. Poi magari lui nella sua testa c'ha che vuole giocare la Champions e ne avrebbe tutto il diritto, dato che comunque anche sul campo avrebbe avuto il
il diritto di giocarla, proprio perché l'anno scorso la Juventus è arrivata comunque al terzo posto in Serie A e tutti i calciatori che hanno fatto parte della rosa della Juventus l'anno scorso la Champions avrebbero meritato di giocarla, perché non sono assolutamente colpevoli di tutto quello che è accaduto e non voglio aprire altre discussioni. Se arriva una chiamata del Bayern Monaco, difficile che dei giocatori possano rinunciare al Bayern Monaco. Perché? Perché il Bayern Monaco è una squadra internazionale, è una squadra che vince, è una squadra gloriosa. Bayern Monaco è sempre il Bayern Monaco. Poi, che il Bayern Monaco in questo momento abbia dei problemi in porta è un dato di fatto, nel senso che Neuer procede con la riabilitazione, Sommer è in direzione Inter, e allora prima di mollare Sommer magari il Bayern Monaco giustamente si fa un giro e inizia a capire la disponibilità di alcuni portieri importanti. Secondo me, se domani arriva un'offerta di 10, 15, 20 milioni, quello che è alla Juventus per Szczesny, non ci pensano tanto. E ripeto, l'anno scorso è stato uno dei giocatori migliori che secondo me ha salvato la stagione della Juventus, perché la stagione della Juventus poteva andare decisamente peggio e Szczesny è stato uno dei protagonisti in positivo. Anche l'anno prima, a parte quel avvio un po' così titubante, poi ha fatto una stagione strepitosa ad altissimi livelli e credo che Szczesny sia un portiere molto sottovalutato, perché è un nome poco social, probabilmente un nome poco chiacchierato, invece le prestazioni parlano chiaro. È da due anni a questa parte uno dei migliori giocatori della Juventus, e il fatto che sia un portiere dovrebbe farci capire tante cose anche su quella che è stata la Juve negli ultimi due anni, una Juve negli ultimi due anni che ha una media di un gol subito a partita nonostante tutto. Quindi sono sicuramente dati da analizzare, prendere in considerazione, ragionare e cercare di risolvere, perché sono cose che non vanno bene. Però la Juventus si ritrova una grande fortuna, e cioè c'è un secondo portiere come Mattia Perin, che non è un secondo portiere, classe 92, quindi un anno più giovane di Szczesny, mio coetaneo, che io addirittura pensavo potesse essere coinvolto in un discorso proprio da parte dell'Inter. L'Inter si ritrova in questo momento con Handanovic che non c'è, Onana che non c'è, non so, forse anche il terzo portiere non c'è più, non mi ricordo, Cordas doveva essere, ma questo non importa, perché comunque i primi due portieri sono scoperti. Io mi immaginavo che l'Inter potesse venire a bussare alla Juventus per un profilo come quello di Perin, che è un profilo assolutamente interessante. Poi io sono sempre dell'idea che fare tot partite in un anno sia una cosa e farle da titolare tutte sia un'altra, quindi non è detto che Perin, che è stato meraviglioso in questa stagione, possa poi avere lo stesso rendimento di un portiere titolare, perché un conto è essere chiamato in causa di tanto in tanto, un conto è essere titolare. E attenzione, potrebbe anche essere migliore, perché metti che prende continuità, bla bla bla, non lo possiamo sapere, perché Perin le sue stagioni da titolare, e ha giocato sempre ad altissimi livelli, le ha fatte comunque nel Genoa, che era una squadra che lottava per salvarsi, ma Perin era sempre anche lì uno dei migliori in campo. Quindi la Juventus ha una cosa che funziona, secondo me, e nelle quali non andrei mai a mettere le mani, e c'è il reparto dei portieri. Szczesny primo, Perin secondo, Pinsoglio terzo, più un ragazzo aggregato dalla primavera o dalla next gen. Il reparto portiere della Juventus, secondo me, è di livello altissimo, altissimo. Non so in Europa quante squadre ci siano con un reparto portieri così di livello, e quindi assolutamente io non lo andrei a toccare. C'è da dire però che sicuramente la Juventus deve iniziare a guardarsi un po' intorno, perché Szczesny, dicevamo prima, è un classe 91, e se non è nell'immediato, perché magari questa trattativa col Bayern Monaco non va in porto, l'anno prossimo, nei prossimi due anni, nei prossimi tre, andrà a scadenza 2025, l'abbiamo detto prima, sicuramente la Juve deve guardarsi intorno, a meno che non decida da poi di rinnovare l'ingaggio Szczesny spalmandolo, ma queste sono tutte congetture che vengono fuori in un secondo momento. La Juventus deve guardarsi intorno, si era parlato di Vicario, si era parlato di Carnesecchi. Io non credo che siano operazioni di mercato oggi prioritarie per la Juve, proprio per quello che stavamo dicendo adesso. Il reparto portiere della Juve non è una priorità. E mi immagino eventualmente un'uscita di Szczesny con Perin primo e si vada a prendere un secondo portiere, banalmente, con Pinsoglio che rimane a fare il terzo. Perché? Perché non credo che oggi la Juventus abbia la disponibilità per andare a fare un'operazione in porta. Poi magari si può guardare intorno, può dire alla Cremonese di turno, l'Atalanta di turno per Canese, insomma... Gli dice: guarda, sono interessata a quel giocatore lì, però te lo lascio, prendo il diritto, poi te lo ridò in prestito, oppure ne parliamo, lasciami l'opzione. Sono quei discorsi che fanno tutte le squadre su un prospetto che magari non sono interessate ad acquistare subito, bensì un po' più avanti nel tempo. Quindi la Juventus deve sicuramente iniziare a guardarsi intorno. Cedere Szczesny mi dispiacerebbe tantissimo, perché, ripeto, è un giocatore che mi pare essere integrato benissimo nello spogliatoio. È un giocatore che banalmente parla poco ma lascia parlare il campo.
ed è indubbio che l'avventura di Szczęsny a Juventus sia stata comunque un'avventura di livello. Stiamo parlando del portiere che è stato chiamato a sostituire Gianluigi Buffon. C'erano tanti dubbi quando è arrivato Szczęsny, perché Buffon è Buffon, non si scappa, non si torna indietro, Buffon è Buffon. Pure Szczęsny sempre pianino, sempre in punta di piedi, sempre con il lavoro, siccome ha convinto praticamente tutta la tifoseria juventina, la dirigenza juventina. Szczęsny è proprio uno di quei giocatori a cui tanti vogliono bene, difficilmente senti parlare male di Szczęsny, ci sono sempre quelle divisioni, no, sui calciatori. Szczęsny sembra veramente un calciatore che tutti apprezzano, ma proprio perché secondo me parla poco e lavora tanto. Però secondo me la Juventus oggi come oggi, per quella che è la situazione della Juve, per il mancato accesso alla Champions, per il fatto che si stia dando un'occhiata ai bilanci, l'ha detto anche Giuntoli, se alla Juventus oggi arriva un'offerta da 10, 15, 20 milioni, quelli che saranno, non tanto per il cartellino quanto più per l'ingaggio, la Juventus vuole cercare di togliersi questi ingaggi, non guarda in faccia nessuno, non ha guardato in faccia Bonucci, per dirne uno, che è il capitano di questa Juventus, anche lui è uno spogliatoio, un peso ce l'avrà sicuramente. Poi sul discorso Bonucci abbiamo già speso tante parole, non è soltanto un discorso secondo me economico, non è nemmeno secondo me un discorso tecnico, un discorso personale, ma quello è un altro discorso. Quindi se Szczęsny poi deciderà di accettare l'offerta o sarà interessato, secondo me si può chiudere. Poi non significa che il Bayern abbia già presentato l'offerta, che Szczęsny andrà via, ripeto, io spero di tenerlo, perché il reparto portiere della Juve davvero è l'unica cosa che mi fa dormire sonni tranquilli, è l'unica cosa che tutte le volte che ragioniamo, io dico sempre, ci sono due cose che funzionano nella Juve, il reparto portieri e come sta lavorando con la next gen, perché il tifo, ci sono dei problemi, lo sappiamo, sono noti a tutti. Sulla programmazione stessa ci sono dei problemi, quando leggo Cedo Vlahovic per prendere Lukaku mi viene il nervoso, quando guardo anche solo banalmente le scelte che vengono fatte, tante volte i risultati che non stanno arrivando, i tifosi che non sono contenti. Cosa c'è che funziona la Juventus? Come due cose, reparto portieri e la gestione della next gen negli ultimi anni sono le uniche due cose che stanno funzionando. Se iniziamo a smantellarne una, bisogna essere bravi poi a individuare un sostituto di livello. Ripeto, secondo me nel caso Perin sarà il titolare e sicuramente potremo dormire sonni tranquilli, però privarci di Perin e Szczęsny, che è il nostro lusso, perché credo che davvero avere Perin come secondo sia un lusso, mi dispiacerebbe e non poco. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere se sareste disposti a cedere Szczęsny. Secondo me la Juventus davvero non ne fa una questione di sportiva, non ne fa una questione sportiva, perché ripeto, difficilmente trovi dei reparti portieri così di livello allestiti in questa maniera, ne farebbe meramente una questione economica. E mi dispiace sempre dire queste cose, ragazzi, al di là di quello che è il protagonista, può essere qualsiasi giocatore, però quando il ragionamento è basato non sull'aspetto tecnico bensì solo sull'aspetto economico, secondo me è una sconfitta per lo sport come lo conosciamo. È calcio moderno, bisogna dare un'occhiata ai bilanci, d'accordo, però il tifoso del più, del meno, dell'ammortamento, della plusvalenza, il tifoso non mi frega niente di sta roba qui, il tifoso non mi frega niente, al tifoso importa che il giocatore che scende in campo con la maglia Juventus sia forte, sia così, sia colà, che l'allenatore faccia questo, quell'altro, il tifoso di qualsiasi squadra importa questo. Quando si va a ragionare su binari prettamente economici, personalmente è una sconfitta per lo sport, perché non stiamo parlando di migliorare la squadra per ottenere quel determinato risultato, stiamo parlando di bisogna che alla fine dell'anno tiriamo una riga e ci sia il segno più piuttosto che il meno, o ci sia meno di quello che è effettivamente. Quindi fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. Questo è, penso di avervi raccontato un po' tutto sulla questione.